dovrebbe essere tutto a posto. Fantastico sound delle moto a due tempi alle mie spalle. Siamo al Misano per il CIV Classic, al Misano World Circuit Marco Simoncelli. In questo weekend correranno moto di ogni estrazione in tante categorie diverse, purché però abbiano almeno 20 anni. Un tripudio di moto bellissime, ricche di storia, ma anche molto molto prestazionali. Se volete vederle e sentire i loro piloti, non soltanto gli scarichi, seguite questo video. Moto.it, le moto del CIV Classic. Partiamo dalla moto di Stefano Monetti. Ciao Stefano, ciao, grazie. A tutti. Che moto è e quanto va forte? Allora, è Moto Guzzi. È una rarissima MGS01, tra l'altro corsa un esemplare abbastanza raro. È rarissimo, del 2004, ma va fortissimo. Bisogna solo abituarsi a guidarla, perché col cardano è fammela vedere, la catena. Infatti. Allora, cardano da questa parte, anzi dall'altra parte. Eccola qua. Un'opera d'arte, eh. Cioè, come è stata costruita è bella, veramente, è bella. Veramente bellissima. Quant'è di cilindrata? Curata, quanti cavalli ha? Dovrebbe avere circa sui 130 cavalli, 125-130, 1190 se non sbaglio. 1225. È il secondo turno che faccio, perché non la conosco bene. No, perché tra l'altro questo appunto ha fatto il primo turno stamattina, sì? Senza esserci mai salito sopra, no. Adesso è fatto il secondo turno, bene, tra poco farà il terzo forse. Oggi pomeriggio il terzo, bella per Guzzi, bella. Si è preparato male, invece si guida bene. Elettronica zero. Non esiste l'elettronica, hai solo il display che comunque... Senti, io ho provato poco fa a tirare un po' la leva e la trovo molto maschia. No, bisogna essere abbastanza aggressivi, perché comunque pesucchia un pochino. Quindi bisogna... comunque sono sempre 200 kg. La leva della frizione pure mi è sembrata... Quella è durissima, poi questa la usi tanto, perché comunque non ha cambio elettronico, blipper, niente. Non esiste. Una domanda, come una volta. Il curvone, cioè qui a Misano la cosa più, come dire, terrificante secondo me è il curvone, da fare in pieno. Con questa è una passeggiata. Comunque abbiamo fatto quanto? 216 di velocità e c'è ancora margine. Non si muove di un millimetro. Scusate, dall'altra parte Stefano, guarda, il proprietario del team e della, della motocicletta che si sta controllando per evitare che no, diciamo corbellerie. Sul veloce è una bomba, sullo stretto un po' meno e fai un po' fatica negli inserimenti, però va veramente... Poi ho fatto due turni, adesso facciamo due modifiche e vediamo. Stefano ce la fa sentire in moto, ovviamente. Adesso l'accendiamo. Allora, pulsantino. Wow! Non gira male, si scuote come ogni buona Guzzi, però va bene, fantastico, grazie Stefano. Allora Ezio, tu mi hai tratto un inganno con questa motocicletta, perché io passando ho avuto un'illusione, quella che fosse una moto a due tempi, invece questa è una quattro tempi, una SV650 taroccato da replica Svant, che Svant è il mio idolo. Però questa qua l'ho voluta fare così perché è bella. È bellissima. È molto bella. È bellissima, è bellissima. E quando vai in una pista e sorpassi la gente con tutti i tuoi casini con questa moto, dopo sono tutti nel box a guardare che come, cos'è quella crocchio. Come è successo a me? Allora, mi devi descrivere un po' brevemente. Quindi il telaio è quello della SV Suzuki? È un telaio di serie, sì. Di serie. Il motore è un SV un po' preparato, fa 90 cavalli. Non è preparato, è bombardato a 90 cavalli. No, andiamo molto oltre. Andiamo molto oltre. Cioè, la mia con cui corro abitualmente ne fa 105. Oh my God. 75, portata a 750. Questa le invece è... Forcella. Forcella è derivazione sembra... della vecchia Yamaha R1. Ecco, queste mi sembrano... Sì. Perché quando guardavo le foto di Svans, no? Praticamente era molto, un anno era molto simile a questa forcella qua. Allora ho preso quella dell'R1, ho messo quella. I cerchi bianchi che sono rigorosamente... dell'epoca,
Mentre invece al posteriore abbiamo mono... Mono VP, derivazione SV Trofeo, ma tanto lì ci metto di tutto, VP, olio, quello che capita monta su. Ultima domanda, come si guida questa moto in un circuito come Misano? Il curvone, quanto lo fai? Pieno. 205-210 all'ora. È divertente, comunque la moto è accessibile, sì. Niente controlli elettronici. I controlli elettronici sono molto belli, ma io sono a vecchia maniera. Andrea Maiola, qui al Circassi Weekend. Innanzitutto ancora complimenti per la vittoria al MotoGP, dove hai corso con la Patton, utilizzata con Kawasaki, e qui al CIV corri con... Una Patton. Ovviamente con la tua motocicletta. La mia fidata, sì. Senti, devi descrivermela in un minuto. Potenza, cilindrata, caratteristiche di guida e tutto il resto. Potenza partiamo da 100 cavalli abbondanti circa, per un peso di 150 kg poco più, una moto estremamente maneggevole, molto simile nella guida al 2,5 da Gran Premio, moto con una frenata veramente potente, un'accelerazione ottima, una velocità di punta molto alta per la categoria, non per niente la moto migliore della categoria. Motorizzata da 650 Kawasaki. Esattamente. È rialesata, cricinata diversa oppure sempre... ora male. Non posso darti queste informazioni. Cioè, dovrebbe poi uccidermi. Esattamente. Non si può. No, non si può toccare, è 6,50, la moto è 6,50 debitamente dopo preparata, telefoni. Debitamente preparata, che appunto tutto il resto è fatto a mano, telaio eccetera. È una moto fantastica, un po' difficile nel settaggio, una moto nata per l'isola di Man, proprio su quella dove gara ha fatto lì. Tanti successi. Tantissimi successi, sì, assolutamente sì. Ma qui a Misano, questa moto come va? Una moto nata in un certo senso per le road race? Sì, assolutamente. Si è nata benissimo a un circuito tradizionale? Sì, un po' più difficile nel settaggio per il discorso dei due mono posteriori. Certo, perché ricordiamo che questa è una moto che, come dire, è tradizionale, classica, non ha un mono progressivo, no. Ma ha due bellissimi mono, uno a destra e uno a sinistra, due bellissimi ammortizzatori, uno a destra e uno a sinistra. Sì. No, difficile nel settaggio, però quando si trova la quadra è una moto estremamente affidabile per quello che è l'entrata in curva, un anteriore più che granitico, penso sia il punto più forte di questa moto qua, l'anteriore. Insomma. Adesso devi soltanto accendere e farmela sentire. Adesso te la accendo subito, te la facciamo sentire. È bello ora, perché questa moto, la competizione, ha nel motorino di avviamento elettrico. Questa qua si sì, è fantastico. Mi dispiace che... Eccola qua. Esatto. Le moto dei piloti del CIV, è il turno di Salvo Sallusto, che sicuramente voi conoscete perché chi ci segue, anzi, da un po' conosce, perché abbia fatto un bellissimo video, secondo me. Sì, divertente, che in pista con le moto anni 90, fantastico. E adesso qui al CIV porti la tua moto super modernissima, modello 2025, se non sbaglio. Sì, fine 2025. O quasi. Con le carene. Invece sotto c'è ancora la vecchia R1 del 2002. Questa. Quindi la carenatura della Yamaha R1 contemporanea, mettiamola sì, così. Sì. E invece sotto è un R1 sotto del 2002. È una vecchia R1 del 2002, una moto con 100.000 km. Quindi abbiamo cambiato due contachilometri su sta moto. Ma non il motore. Ma non il motore, neanche le forcelle, mai aperte le forcelle, il motore potenza. È sempre suo. Potenza adesso non so quanti cavalli potrà avere, poveretta, sarà sui 100 cavalli. Tra l'altro mi raccontavi che stai portando questa motocicletta in gara perché stai accumulando il numero di crediti di gara necessario. Esatto, per l'ACU 2025, che è la licenza che serve per poter partecipare al MotoGP all'Isola di Man. Dove correrai? Nel 2025 con questa. Con questo gioiellino.
Ma guarda qua, tra l'altro. Che ha una storia non indifferente, come si vede. Di questa abbiamo già parlato con Maio, adesso tu mi fai sentire però in moto la tua, perché il rumore dello scarico è quello che ci interessa. Dei vecchi tempi. Ragazzi, io quando vedo queste moto mi si riempie il cuore, ma soprattutto invidio tanto i proprietari di queste moto e quelli che le portano in pista come Fabio, che corre con la Yamaha RD350. Innanzitutto colore evocativo. Sì, ispirazione Kenny Roberts. Non hai rinunciato alle ruote da 18? No, secondo me la motocicletta deve mantenere le caratteristiche basilari originali. Ovviamente le performance non sono quelle di una motocicletta del decennio successivo, con i cerchi da 17, ma comunque rimane una motocicletta divertente e performante. Senti, quanti cavalli ha? Vedo che qua c'è un po' di bombardamento. Cavalli ha, meno male? È un po' dopata, dai. È un po' dopata. Un pochino dopata, sì. Dai, prima aveva 60 cavalli? Beh, penso 75 cavalli. La cilindrata è maggiorata, ovviamente. Ah, ecco, c'è la massima maggiorazione. C'è il trucco, ragazzi, io lo sapevo. C'è sempre massima il trucco. Maggiorazione come era consentita ai tempi al Supertrofi Yamaha, perché era consentita fare la maggiorazione. Fa un po' tenerezza vedere oggi queste forcelle così piccole. Le forcelle sono le originali del tempo. 37 mm, quanto saranno? No, sono 35. 35. Mannaggia. Sono le originali, però preparate bene con le cartucce. Ma quanto peserà questa moto adesso? Penso sui 130 kg, 120. Pochissimo. 125. Sarà divertentissima da guidare. È carina, il cuore della moto è il motore ed è un motore meraviglioso che ti tira fuori bene dalle curve. Non rimane altro che farmelo sentire. L'accendiamo? Vai. Va bene. Dei primi anni 80, diciamo, è una moto che c'ha il suo fascino e c'è, anche se il cronometro magari, anche se col cronometro può soffrire rispetto alle Aprilia 250 e tutto, o al Gamma 250, per me guidare questa ti dà più emozioni di guidare un altro tipo di moto. Allora, di questa replica, ragazzi, non parliamo col pilota, una moto che monta un motore 550 CB. Partecipa qui al CIVA alla Vintage 16 valvole, mi suggeriscono. Partecipa alla Vintage Maxi, ma è straordinaria per tante ragioni. In primo luogo per questi mozzi incredibili, mozzi fontana con i cerchi in alluminio, gomme piccolissime, ed è una delle cose che mi hanno fatto vedere, mi ha stupito. Guardate come gira questa ruota senza alcun impedimento. E per quanto tempo gira? Senza nessun attrito, tutto un lavoro artigianale di montaggio dei raggi, precisione dimensionale del cerchio, magie che si sono perse probabilmente oramai, dato che abbiamo soltanto ruote e cerchi con i dischi freno e ovviamente pinze con tantissimi pistoncini, attacco radiale. Su questa moto, ragazzi, c'è ben poco da dire perché già il colore dice tutto. Grazie Raffaele per mostrarci la tua Larda 750, ma quale versione è esattamente? Questa qui, diciamo che è un 750 SFC, è una replica motore SFC. Il motore è curato da Augusto Brettoni di Barberino Valdelsa. Dovrebbe avere circa 80 cavalli questa moto, 81-80 cavalli all'incirca. Erogati in maniera molto maschia, erogati, la coppia è molto bassa, la moto è sempre pronta. Credo che sia in assoluto questa moto qui, no? Perché ci corro io nel Chief Classic da diversi anni, ho vinto due campionati, 2019 e 2023, però secondo me è in assoluto la moto più veloce di tutti i tempi, questa versione qui. Ah,
proprio questa versione qui. Il contagiri, questo qui è essenziale, perché questa moto qui... Ma non è molto troppo lontano, troppo piatto? No, no, perché quando sei sopra lo vedi tranquillamente, lo vedi bene. È una moto che deve girare a un massimo di 6, 6 e mezzo. Se lo porti a 6 è meglio. 6 e mezzo vai un po' oltre il limite, diciamo. Però la moto si porta bene, circa 180 kg dovrebbe essere. 180, 181. Sì, sì, è una moto. Però mi ricordo che di queste moto dicevano che comunque a guidarle erano abbastanza impegnative. Sì, ora qui c'è stato lavorato sulle sospensioni, insomma sono state fatte diverse cose. La frenatura non è più a tamburo, ma è una frenatura a disco. Meno male. Sì, qui ci si ferma, ecco. Sì, questa diciamo che è un'impostazione di guida, perché ti faccio vedere a salire, guarda, Vai. Quando si è sopra questa moto, se si è troppo bassi, secondo la guida che ha uno, la lunghezza delle braccia poi più che altro, no? Non riesce, più caricato in avanti è e più tende a guidare meglio la moto. Sono con l'amministratore delegato più veloce che io conosca, Massimo Rivola, a capo di Aprilia Racing. Massimo, oggi Moto Guzzi Fast Endurance, sì. Primo turno di prove qui. No, qualifica questa, scusa, subito. Qualifica, ho sbagliato. Pronti via, qualifica, qui non perdiamo tempo. Qualifica, tempone, dai, però si può sempre migliorare. Sì, sono... Qui si va, non si va a decimi, si va a secondi. Si va a secondi. Qui ci sono 2 secondi da buttare giù, dai. Vamos! Antonio Sedita, questa è la tua moto Guzzi, sì. Non so neanche che moto è adesso, cos'è, un Le Mans? È una deriva da un Le Mans, però è leggermente elaborata. Quanto e come è elaborata? E fondamentalmente il motore è di cilindrata da 1100 e poi c'è tutta una serie di lavori come bielle speciali, carburatori speciali, albero a camme speciale. Carburatori da quanto, scusami? Questi sono dei Mikuni da 44, però sono alesati a 48, quindi sono portati al massimo che si Euro 5 plus. Sì, Euro 5 plus. Sì. Sicuramente. Le manette non le mettono con questi, fanno l'applauso se ti ferma. Sì, mi ricordavo di questa moto una leva della frizione molto maschera, invece adesso del freno, scusami, invece è cambiato, ha messo una... Sì, ora ho potuto mettere una pompa radiale perché praticamente la classe a cui ho sempre partecipato, che è una classe di moto classiche d'epoca, non si è più costituita, quindi corro in una categoria di moto un po' più moderne, derivate sempre dalle moto special, però senza limite di età. Quindi ho potuto mettere quantomeno la pompa radiale. Almeno frena. Almeno frena. Con una forza normale. Sì. Poi potrei mettere pure la ruota da 17 pollici, ma non l'ho fatto. Ma per perché non snaturare mai la motocicletta? Ma perché mai? Ruota da 18? Da 18. Senti, ma quanta potenza ha? Questa quasi 110 cavalli, 109 cavalli. Sì, insomma, va forte. E al curvone, dai, lo chiedo a tutti, al curvone tutto aperto? Tutto aperto, sì. Cioè, quantomeno ci proviamo. Rimane soltanto una cosa da fare, sentirla in moto. Sentirlo in vai. Sentiamola subito. Occasione più unica che rara qui al Chips Classic, avere entrambe le moto campioni Superbike e Supersport nel campionato italiano, cioè quella di Michele Pirro con la livrea fantastica blu dedicata alla Polizia di Stato, come vedete la V4, la Panigale V4, e invece la V2 campione d'Italia con Davide Stirpe. Amici, questa è probabilmente l'unica moto che non potrò farvi sentire accesa, avviata, perché Michele parte. E parte, non lo so. Non c'è la chiave. Non c'è la chiave, vediamo. E invece non c'è la batteria. No, poi parte. Vediamo. Michele Pirro, questa è la sua moto con la quale ha partecipato al CIV nell'ultimissima livrea, tra l'altro. Ma parte veramente. Incredibile. Grazie.
grande Michele, grazie. Se lo sa Barney mi ammazza. Senti, guarda, adesso non lo saprà mai Barney, però adesso mi mostri un po' come funziona questa motocicletta. Sì, vabbè, questa è una Panigale V4 R, configurazione CIV, quindi elettronica Motec, e vabbè, rispetto a quella alla MotoGP ha molti meno meno sofisticazioni. E di base è una moto di serie con lo scarico, le pedane, l'elettronica Motec, i pulsanti, io poi qui ho una pollice, allora, qui c'è il per regolare la leva del freno, qui c'è il launch control, mappe del freno motore, traction più o meno, e accensione e spegnimento della moto. Sembra quasi la moto stradale quando l'hai avviata. Sembra, sì, è uguale, sì, sì, è uguale, sì, sì. Ma è la realtà è che il regolamento del CIV è una moto stradale con l'elettronica di serie e le sospensioni, l'elettronica Motec, le sospensioni e poco altro. Poco altro. Non è cavalli, prestazioni? 225 cavalli più o meno, e più o meno diciamo con l'elettronica che devi utilizzare la Motec. Che particolarità l'elettronica Motec? Cioè è un limite oppure invece porta più avanti? Credo che quando c'hai una centralina unica potrebbe essere un limite, perché non c'è uno sviluppo e quindi poi non è una centralina che è nata su questa moto qua, quindi alcune cose sono un limite, però questo è il regolamento, bisogna rispettarlo, anche se secondo me andrebbe fatto uno step ulteriore, visto che comunque la moto di serie ha tante cose che funzionano leggermente meglio. Sì, certe volte le moto di serie sono anche più evolute della MotoGP. No, della MotoGP non direi, però sì, grande lavoro, sicuramente la Panigale V4 2025 è un bello step anche in quella direzione. Va bene. Michele, grazie mille, ti ho rubato... C'hai due moto di due campioni italiani. Fantastico, complimenti, grazie. Ciao. Amici di Mono.it, non mi aspettavo di trovare il pilota campione, tra l'altro italiano, con questa motocicletta. Davide, grazie, Davide Stirpe, campione italiano. Buongiorno, complimenti, grazie per essere qui. Adesso qua al CIV Classic, anche se questa non è Classic, mi devi spiegare un po' la tua motocicletta. Ti ha portato alla vittoria. È ferma da Imola, mi dicevi. È ferma da Imola, e sì, intanto vederla qua insieme a quella di Michele è bellissimo, perché dai, è figa. E la moto è lei, è proprio lei veramente, lo puoi vedere da di là che c'è la punzonatura di Imola ancora. Dove? Il telaio, eccolo qua. Lo vedi? Questa è la punzonatura di Imola. Qui è l'on off, praticamente accendi o spegni la moto, oltre a un altro interruttore che è questo qui. Questo accende la parte di centraline. Che attiva la moto, cioè possiamo... Sì. Ci tentiamo poi a metterla in moto. Se riusciamo proviamo a accenderla. E qui, questo è comunque il pulsante diciamo di sicurezza o l'on off che fa partire altre centraline. E poi da qui viene messa in moto la moto. Questa parte qui invece è quella che si usa anche, lo vedi un po' dal numero di leve e i pulsanti, che si usa durante le gare. Quindi abbiamo frizione, che io la tengo in alto, perché in basso tengo il freno posteriore. A me piace tenerlo così ad indice. Non ce l'hai anche qui sul piede? Sì, ce l'hai anche sul piede? Sì, è sdoppiato, e perché comunque puoi usarlo in tutti e due i modi. Io per esempio nelle curve a sinistra lo uso a piede, nelle curve a destra lo uso a mano, e ormai ho preso questa combinazione qui. Grande. L'avevo provato anche a pollice, però io mi trovo meglio con l'indice e riesco a essere un po' più sensibile e più preciso. Remote adjuster, questo qui praticamente regola la distanza del freno. Scusa, io poggio le mani sulle tue manopole, mi permetto, scusami. Fai. Questo è molto importante perché durante le gare, soprattutto quelle calde, andiamo a regolare il freno 2, 3, 4 volte, perché si scalda un po' tutto l'impianto, la corsa del freno si allunga, quindi rimane troppo vicina alle altre due. Chiaro. Vai a regolarlo. È una pletora di pulsanti che ti servono. Qui abbiamo il cambio mappa, dove io posso cambiare fino a 4 mappe, dove possiamo fare diversi settaggi di elettronica. Noi andiamo a regolare poche cose perché non abbiamo un'elettronica, non abbiamo traction control, non abbiamo wheel control, non abbiamo il launch control, la nostra è praticamente libera. Certo, è quasi una moto di serie. Sì, il regolamento è come il mondiale super sport, quindi noi gestiamo tutto a mano, quindi posso cambiare le mappe manopola, quindi la progressione ride by wire,
Quindi la connessione della manopola del gas con la ruota posteriore. Esatto. O posso cambiare, non lo so, il freno motore, il comportamento. E lo fai in gara? In gara. Ti capita di farlo spesso? Sì, lo faccio in gara. Io sono molto preciso su quelle cose lì, mi preparo sempre almeno due mappe e decido io quando cambiarla, però in base alla condizione, al calo della gomma. Di solito a metà gara switcho mappa e metto quella un po' più per il fine gara, dove riesco a gestire un po' meglio. Questo è il pit limiter, che serve per la pit lane, certo. 60. Che già ho preso delle multe, quindi me lo ricordo bene. Sì, esatto. Tecnicamente vedo un bellissimo serbatoio. Tecnicamente in alluminio spazzolato, sì, fantastico. Modo è un panicale, ma mi spieghi 4,5 kg qua? Non ho mai chiesto, ma dovrebbe essere il peso del serbatoio vuoto. Ah, ok. Perché okay, ogni okay, serbatoio okay. ha un peso leggermente diverso e noi non facciamo la benzina a litri, ma anche in chili. Ah, vedi, quindi non sapevo. Ogni sessione viene pesato il serbatoio. E per comodità e per essere sicuri, invece di pescare la benzina fuori, no? Si pesa il serbatoio a secco e poi certo. quando lo pesi a fine turno capisci quanti chili di benzina sono rimasti. Davide, ma volevo chiederti, la sensazione di guida, dicendo a te che sei un pilota, un campione, la sensazione di guida di questa motocicletta, quanto sono vicine o distanti dalla sua versione puramente stradale, che forse avrei guidato? Sì, beh, certo. Comprando un panigale V2 standard, tu praticamente hai 155 cavalli che dichiara Ducati, no? Con la moto a piena potenza. Il regolamento nostro prevede un taglio di farfalla per compensare la differenza di cilindrata con le R6 o le Kawasaki o le 4 cilindri in generale. Quindi noi quest'anno abbiamo, da metà campionato in poi, abbiamo corso con la farfalla chiusa al 72%, cioè quando io faccio il full gas la farfalla si apre al 72%, quindi... Maledetto ride by wire. Il ride by wire, non si può rubare, non c'è più il cavo, quello va al 100 e lei fa il 72%, quindi alla fine sì, è una moto performante, preparata, lo scarico è uno dei migliori che c'è in giro e quindi rispetto alla moto di serie che è omologata sicuramente ha qualcosa in più. Ma alla fine di potenza pura, no, cioè a livello di cavalli non ho mai fatto il confronto, ma secondo me la moto di serie ha più cavalli della nostra. Ciclistica che anche qui non è molto distante dalla moto originale, perché alla fine telaio, forcellone, lo vedi, deve rimanere il tutte il posteriore mi sembra di un famoso sì, il grosso cerchi, forcellone, telaio e tutto l'avantreno rimane di serie perché non possiamo toccarlo di regolamento. Il telaietto è stata una concession parte che hanno deliberato 2 anni fa, 3 anni fa per il panigale e quindi possiamo cambiarlo e questo ha fatto sì che noi possiamo usare questo qui, è un po' più leggero e ha una posizione di guida, un'ergonomia un po' più bassa. Che molto molto sì, sottile. A parte questa qui, se tu vedi la parte di telaietto originale è qui. C'è un gap notevole sì. tra questo il bordo inferiore. Comunque ci consente di rimanere più dentro la moto e per i trasferimenti di carico, soprattutto in frenata, ci dà una grossa mano. Davide, adesso allora. Non rimane, se riusciamo, che di sentirla in moto. Dai, proviamo. Yeah! Arriva la mano giusta! Siamo riusciti, grazie. Siamo grazie. Stati fortunati, serviva la mano giusta, la mano io giusta. Non ero capace, però bella, sentirla in moto è sempre bello. Che bel rumore tra l'altro, sì, bel suono sì. finalmente, sì, beh, sì. Non è Euro 5 tra l'altro, quindi... Ma non ce ne frega niente in pista. grazie, a presto, ciao. Grazie a voi. Eugenio, non mi aspettavo che tu corressi perché non ti vedo in tuta, invece corri al CIV con la tua Ducati TT 1 o 2? 1, quindi TT 1, telaio Moretti. Fammela vedere, dai, fantastica. Che meraviglia. Tu mi raccontavi poco fa una storia molto interessante su questo telaio e da come differisce da quello.
che è il TT2. Sì, differisce dal fatto che quella, come tutte le TT2 fatte, TT2 e TT1 fatte quella da Ducati, aveva il forcellone con il, l'ammortizzatore diretto sostanzialmente, sì, senza leveraggio, articolazione progressiva. E niente. Questa invece Moretti nel 1983 fece questa moto con la, il forcellone progressivo e vinsero il campionato italiano Endurance con questo telaio e questa moto, non questa ma una moto uguale a questa. Questa moto al banco l'abbiamo provata a 84-85 cavalli, che è un 750. Che è un gran bell'andare per una moto di quel genere, a fedela d'aria, due valvole. Due valvole, 100... Che è un po' l'antesignana di quella di Lucchinelli che poi vinse Battle of the Twins. Kirby vinse la Battle of the Twins, ma col telaio uguale a quello là praticamente. Col telaio diverso, ma è difficile da guidare, è semplice, è dura. No, perché è 140 kg, è leggera. Scarsi, 140 kg, cioè, scarsi. Ma ti rendi conto che non ci sono più sportive adesso di 140 kg? Ma è probabilmente dovuto a tutte le sovrastrutture che mettono su una moto. Questa è cruda, c'ha il freno, la frizione, il freno davanti, il freno dietro, il cambio, punto. Non c'è controlli di trazione, non c'è niente. Non c'è l'Euro 5 Plus e quant'altro. Ti devi arrangiare tu e basta, chiuso. Il bicilindrico Ducati, due valvole, Desmo. Questo tra l'altro ha ancora la vecchia configurazione. Cioè scarichi davanti. Tutti gli scarichi davanti, quindi c'è un carburatore al centro della B e un carburatore invece nella parte posteriore. È il vecchio Panta, il motore del Panta. Esatto. Vai. Che spettacolo! Assolutamente. La sì. Tua gamma 500 Suzuki dell'85 sarà questa? Questa è dell'87. Dell'87? Sì, sì. Ragazzi, il nostro amico che corre qui al CIV con la gamma Suzuki gamma 500 va a raccontare delle storie fantastiche che non possono essere ripetute per tutta la lunghezza durante questo video, perché altrimenti faremo quasi notte. Ma una delle cose più belle che mi hai detto è che questa moto di fatto dal 2012 fino ad oggi una leggera elaborazione e poi tante stagioni di gare. Più che elaborazione, un piccolo perfezionamento della moto di serie. Abbiamo ridotto gli attriti, abbiamo perfezionato un po' tutte le luci, però non abbiamo assolutamente modificato i diagrammi. È praticamente una moto di serie, però perfezionata e da grandi soddisfazioni in pista. Tanti cavalli però, perché ne hai presi almeno una quindicina. Sono 107.8 alla ruota, sono fresco di banco, quindi te lo posso dire. La sensazione di un 500 due tempi come questo, secondo me, deve essere incredibile. Io ancora oggi che ho guidato tante moto moderne, ne ho una, un Ducati V4 anche. Molto moderno. Ma io ti giuro che le emozioni che ti dà questa non te lo dà neppure un V4, veramente, perché ho un'erogazione e una leggerezza che è unica. Tu ci giro un po' attorno per farla vedere ai nostri amici. Avviamento, come abbiamo visto, assolutamente a pedale. Fantastico. Senti, ma è difficile guidare questa moto in maniera sportiva qui a Misano? Cioè, diciamo che tu hai fatto delle modifiche, hai cambiato la ruota anteriore del 17 anche per regolamento. Certo. Dietro c'è una gomma con un canale accettabile per le potenze di oggi. Sì. Come ti trovi al curvone, che è il luogo secondo me più iconico e più impegnativo? Guarda, oramai ho imparato a prenderla quasi in pieno. Cioè, mi hanno detto che dovrei aver raggiunto, la faccio ai 208-210 con questa. Che è un gran bel andare. Però è un due tempi, quindi tu quando acceleri non devi mai e poi mai alleggerire l'acceleratore quando sei in velocità in curva. Al limite tieni un pochino accelerato e freni. E freni col freno di dietro. È bravo, posteriore. Bravissimo. Ma anche perché comunque io poco fa giravo la manetta a una corsa di 5 mm, è veramente brevissima. Assolutamente, quindi ci troviamo bene tutti aperti, perché faticare così tanto per arrivare tutti aperti? Va bene, grazie mille. Grazie a te. Piacere.
Le moto GP Classic, queste non correranno, ma assieme a Dario, che è un collezionista delle moto che vi faremo vedere adesso, facciamo un excursus lungo una produzione lunga 100 anni praticamente. Iniziamo da questa, anni. Che è una Rumi. Sì, ciao a tutti, buongiorno. Siamo qui invitati dal motoclub Paolo Tordi, che ci ha chiesto di fare questa piccola esposizione. Questo è un Rumi 125 Junior bicilindrico. Molto particolare, sì, la disposizione dei cilindri. Esatto, sono due cilindri accoppiati e sono moto che hanno corso sia in pista che per nelle road race, come esatto, si chiama oggi. Questa per esempio è un Morini 175. Mi sa di Agostini questa roba, bello, questa moto qua. Sette bello, e con queste moto di questo tipo qui, è chiaro, non questa, ma insomma cose migliori, modelli migliori, ha corso anche Agostini all'inizio della carriera. Questa passiamo da questa parte, saltiamone una, sì, perché sì, la Saturno 500 ha sempre la Saturno, un gran perché. La Saturno 500 Piuma, che è una moto che... Piuma perché pesava poco, esatto, perché fu fatta una versione alleggerita. Esatto, questa, praticamente era la moto... In che anni siamo adesso? Anni 60, all'epoca di Libero Liberati, questa era la moto, certo. moto con cui correva Libero Liberati. Certo. E quindi è una piuma che non è molto diffusa perché appunto ha delle caratteristiche. Le otto bulloni sono più sì, anche più l'otto bulloni, è più facile da trovare in giro. Questa è un oggetto molto interessante. E poi una moto che andiamo è una delle più vittoriose in assoluto, esatto, della storia, perché ha una carriera lunghissima. Andiamo nel campionato inglese e poi anche in altre nazioni. È praticamente la Norton Manx 500. Che spettacolo, ragazzi! È un modello particolare che all'estero insomma ha riscosso. No, vorrei far notare la forcella Rod Holder. Esatto, questa proviene direttamente dall'Inghilterra e al termine delle gare è stata, diciamo, l'abbiamo acquisita noi, insomma. Questa è una Mondial Bialbero. È incredibile, quindi, quello sì, che c'è qua dietro. Esatto, guarda, perché... i comandi delle valvole agli ingranaggi in testa, e quindi anche di questa è una moto che ha corso in pista. È una moto molto performante e per guidare queste ci voleva veramente un fisico... Anche se la moto è piccolina, leggera. È un coraggio non indifferente, perché con queste gomme qui non sono le gomme di assolutamente oggi. Assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi questa qui si passa a una moto più moderna, più recente. Finalmente una due tempi. Una due tempi raffreddata acqua, Air Macchi Harley. È praticamente la collaborazione Air Macchi con la Harley Davidson per un periodo, che però purtroppo... Questa quanto è? 350 questa? 350. Non è continuata, e quindi l'esperimento, diciamo, il sodalizio dopo un po' è terminato. Ma tu mi raccontavi di una moto fantastica. Sì, c'è una moto un po' particolare, che è molto piccola di cilindrata. Questo è un Ceccato 75, che veniva è una moto un motore particolare perché ha comando distribuzione di alberi in testa, e veniva costruita nella zona di Bologna. E questo modello qui ha vinto tantissime gare nel Motogiro e nella Milano-Taranto, perché era leggera e molto performante. Però quindi, mi dicevi che il progettista di queste motociclette... Il progettista... di questo motore, quantomeno. Esatto, è stato a suo tempo Taglioni, e dopo ha abbandonato la Ceccato per trasportare il progetto alla Ducati. Quindi in qualche modo qui dentro c'è una piccola anima, esatto, Ducati. Esatto. È un ciclomotore da soli 75 centimetri cubi. Grazie. Facile fare il curvone a 230, 220 con le 1000, con le 600, con le Bitwin, comunque. Provate a farlo, a quanto si fa il curvone con la 125? Con questa si farà sui 160, 170, dai. Che è sempre tanta roba. Sì, sì, comunque il cuore in gola, non tanto magari la prima, ma nella seconda già inizia ad essere abbastanza difficile fare. Questa è un'Aprilia RS 125? Certo, due tempi ovviamente. Due tempi, okay, ovviamente. E questo è Andrea, il suo pilota. Quanti cavalli ha questa moto adesso? Sarà un po' bombardatina, ovviamente. Sì, diciamo che dati precisi non si dicono, però siamo sulla trentina. Non le dice l'Honda HRC, non capisco perché dovreste dirli voi. Esatto, certo. Esatto, figuriamoci. Come si guida questa moto in un circuito, se vogliamo, molto largo per questa moto come Misano? Sì, è molto bella da guidare in un circuito di questo tipo, perché hai un sacco di strada a disposizione, quindi
te la prendi tutta assolutamente, porti delle velocità nelle curve altissime, e l'unica pecca è, diciamo, che sui rettilinei, per quanto tu possa gioire nel prenderti un caffè tranquillo, comunque passano lenti, ecco. Senti, mi fai anche sentire in moto adesso? Certo, certo. Vai. No. ragazzi, questa è classe. Un rumore fantastico, anche l'odore è eccezionale. Il profumo del due tempi è sempre il profumo fantastico. Del due tempi, certo. Se il numero 211 non mi dice nulla, avete ragione, ma credo che invece questa livrea e questa moto, esattamente questa moto, vi diranno qualcosa. Rocco, tu sei il proprietario e anche il suo pilota, hai vinto anche dei campionati con questa Aprilia 250. Sì, esatto. Sì, nel 2015, dopo averla trovata, l'ho rimessa in piedi. Questa è la replica che faceva Aprilia per i clienti del 1988. È identica in tutto e per tutto alla moto che usava Loris Reggiani, con cui ha vinto nell'87. Il primo Gran Premio, qui a Misano Adriatico. Ragazzi, che spettacolo, che spettacolo. Rocco, io la moto bene o male la conosco, ma non posso conoscerla come la conosci tu, che sei il suo proprietario, l'hai guidata, la conosci benissimo. Motore bicilindrico in tandem, esatto, celato da questa carenatura. Di qua c'è la missione, a disco rotante. Il carburatore a disco rotante. Probabilmente non correrai adesso al CIV perché queste moto per sono delicate. È un piccolo problema, esatto. Sì. Non sempre tutte le ciambelle riescono col buco, mettiamola così. Ma le prestazioni, la guidabilità di questa moto oggi come sono? Allora, io vengo da una storia che era quella della 125 GP. Io ho corso un 125 GP fino al 93. E non ho mai voluto salire per questioni, e lo dico onestamente, a parte di costi, di paura della 250. Ho smesso 10 anni, dopodiché ho ripreso a correre nel CIV Classic. Ho trovato questa moto e ho cominciato a correre in 250, e la moto, devo dire, che è di un divertimento assoluto. Ha 70 cavalli alla ruota. Quindi una potenza umana. Sì, umana, gestibilissima. Erogata in maniera brutale oppure... No, è sempre... Allora, chiaramente... Siamo sinceri, non sono Loris Reggiani, ma non sono neanche l'ultimo degli arrivati. Diciamo che l'ho usata all'85%. No, la potenza è gestibilissima, assolutamente. Questa moto qui è originale al 99,9%. L'unica cosa non originale è l'accensione elettronica, perché ho fatto un regalo a Loris Reggiani. La sua originale gliel'ho regalata ai tempi. Cioè, avevi tu la sua originale? Sì, sì, sì. L'hai regalata a Loris? Allora, sinceramente io ho usato subito questa dall'inizio per una questione di modernità, certo. Non che quella lì andasse male. L'ho smontata, Loris un giorno mi fa: ah, ma visto che è la mia moto, non è che per caso è un'accensione? Chiaramente mi chiama Loris Reggiani, tanto di cappello. Bellissimo il vecchio logo Aprilia, e anche forse questo non tutti lo ricordano, questo anche CR1. Allora, non tutti ricordano il team di Michele Verrini. Michele Verrini è il mio sponsor in termini di adesivi. Chiaramente, essendo una sua creatura, nel momento in cui gli ho scritto, gli ho detto: io ho questa moto, ho bisogno dei tuoi adesivi. Michele Verrini era il team manager che portò in pista l'Aprilia 250, esatto, all'esordio insieme a Loris Reggiani. Questa è una delle, boh, penso 10-11 moto che ci sono al mondo costruite da Aprilia. Quindi penso anche di un valore... Sì, beh, chiaro, ma sicuramente. Corsa del gas abbastanza ampia, se vogliamo. Sì, sì, molto più ampio rispetto a quelli di adesso. Sì, assolutamente. Molto più ampio. Benissimo. Ecco, sì, un'altra cosa non originale, però vabbè, è una questione di sicurezza. No, al posto della Brembo Oro abbiamo una Brembo radiale. I tempi cambiano, le ossa, esatto, si rompono uguale, però. Esatto. Sì, assolutamente. Va bene, Rocco, grazie mille. Niente, grazie mille. Molto gentile. Grazie. Grazie. Domenica pomeriggio qui a World Secret, Marco Simoncelli. Il programma di gare è praticamente terminato. Tantissime gare in programma, avete visto, se è corso anche il Moto Guzzi Fast Endurance, gara appassionante, troverete anche delle interviste che riguardano quella gara
sul nostro Moto Festival. In questo video abbiamo cercato di farvi vedere tante motociclette diverse, era impossibile estrarre la migliore di ogni categoria. Ma mentre passano questi fantastici bombardoni, io vi esorto a lasciare un commento qui sotto se vi è piaciuto questo video. Parliamo ancora di queste moto pazzesche e noi ci vediamo, se mi sentite, al prossimo video di Moto.it. Ciao a tutti!